Arte con Cas News, tre news sul mondo dell'arte. La prima, il Museo del Louvre chiude una nuova collaborazione con il brand Uniqlo. La seconda, Damien Hirst, il bad boy dell'arte contemporanea, diventa curatore per Gagosian. La terza, infine, musei statali in Italia, giù in picchiata i visitatori e introiti. Iniziamo subito con la prima, il grande museo parigino e il brand abbigliamento giapponese si uniscono in un progetto davvero unico per portare la bellezza delle opere d'arte universali nella vita di tutti i giorni. Grazie alla collaborazione tra l'istituzione francese e Uniqlo, notissimo brand di lifewear, immortali i capolavori come la Gioconda, la Nike di Samotraccia, la Venere di Milo, tutti custoditi al Museo del Louvre, oggi sono protagonisti su t-shirt, felpe e altri capi d'abbigliamento alla portata di tutti. A firmare la nuova collezione è il noto grafico Peter Saville, ispirato nelle sue creazioni dal sistema di numerazione dell'inventario utilizzato dal Museo parigino per catalogare le opere d'arte. 4 anni di partnership dove il brand Uniqlo diventa sponsor del programma Free Saturday Nights per prolungare l'orario di apertura del museo la sera con dei veri e propri mini tour. Non ci resta quindi che aspettare la riapertura del grande museo. Secondo Arte Concas News, la celebre Galleria Gagosian affida le chiavi del suo spazio a Londra all'artista Damien Hirst per curare il programma espositivo per un anno. Si parte con una mostra sull'iperrealismo. Da bad boy dell'arte contemporanea a curatore di mostre, Damien Hirst non si risparmia proprio nulla e Gagosian, galleria tra le più influenti sulla scena internazionale, non ci ha pensato due volte ad affidargli gli spazi della sua sede londinese. La prima mostra, curata dall'ex EBA, sarà un'auto personale sul tema dell'iperrealismo. Hirst non è nuovo ad esperienze di curatela, ma anche in questo caso solo il tempo sarà in grado di dire quali. Trovate escogitato per questa sua nuova avventura. Terza ed ultima Arte Concas News, nonostante le riaperture dovute alle zone gialle dell'ultimo periodo, i musei italiani chiudono il 2020 con 75% di visitatori in meno, dai 240 milioni di visitatori del 2019 agli appena 60 milioni del 2020. Tanto hanno perso i musei italiani a causa della pandemia e delle restrizioni ad essa dovute. Così le grandi istituzioni museali del nostro paese si sono ritrovati senza pubblico e senza incassi e ora puntano tutto sul Recovery Fund, approvato così dal Parlamento europeo qualche giorno fa, con una richiesta di fondi ingente, necessaria ad una ripartenza. 46,18 miliardi la somma richiesta, molti dei quali si spera vengano destinati alla cultura. Sarà quindi confermata dal nuovo governo Draghi questa progettazione? Non ci resta che attendere. D'Arte con Cas News è tutto, vi auguro una grande settimana d'arte insieme!